Anche il Comune di Genova punta sulla mobilità elettrica e ha reso concreto il suo obiettivo nell'ambito della Smart Week. AMT, l'azienda dei trasporti pubblici, ha annunciato l'acquisizione di 10 autobus elettrici prodotti da Rampini che entreranno in servizio nei prossimi 6 mesi. Ne sta testando altri prodotti da Iveco, ma strizza l'occhio anche alle vetture elettriche per i privati, anche queste testate nell'ambito della Smart Week, come la nuova e-Golf. Allora, l'e-Golf è una vettura totalmente elettrica che è in grado comunque di avere una percorrenza, diciamo, un'autonomia di circa 300 km, poi chiaramente dipende dalle condizioni d'uso. È una macchina che dà delle belle emozioni, prima di tutto perché ha molta coppia, quindi molto veloce, molto rapida, e poi la cosa interessantissima è la silenziosità di marcia. Il motore termico copre sempre comunque nelle vetture normali i rumori poi della vettura, del rotolamento, degli ammortizzatori. Questa macchina ha il grosso vantaggio che si possono apprezzare un po' le doti costruttive della vettura, che praticamente è estremamente silenziosa per tutto. La rete della ricarica è in forte sviluppo. Chiaramente le vetture devono essere alimentate con la corrente. C'è la possibilità di alimentare le case con la normale presa asciugo, quindi non c'è problema. Chiaramente la ricarica è un po' lunga, ci vogliono 8 ore. Se no esistono i wall box, che sono delle apparecchiature che si possono mettere praticamente nelle zone comuni degli appartamenti, dei caseggiati o nel box, che permettono una ricarica anche intelligente e quindi si abbassano notevolmente i tempi, andiamo sulle 4-5 ore. Se no, in alternativa ci sono le colonnine elettriche che si stanno sviluppando su tutto il territorio, e con quello, chiaramente accordi con i fornitori di energia, si possono avere le tessere ricaricabili e quindi ricaricare come la tessera telefonica. E corona un po' quello che è il desiderio di questa città, di essere una delle prime città smart d'Italia, non dico d'Europa. Stiamo lavorando a questo anche con Leonardo per far diventare la Flagship Town d'Europa e far vedere un po' tutto ciò che può essere innovativo, moderno, smart, facile, piacevole da utilizzare. Per cui vi posso anche dire che sono molto felice di provare quest'auto elettrica di cui mi hanno parlato molto bene. Sono un appassionato di auto da sempre e l'elettrica, se non quelle piccoline, non l'ho ancora provata, per cui sarà un viaggio entusiasmante verso la quarta giornata della Smart Week e della quarta edizione della Smart Week, che è sempre più importante e che ormai possiamo dire che è il terzo evento per ordine di importanza della nostra città.